La bellezza passa, serenare di questo. Che ti ne dice? Tu hai fatto un fiore e non te. Urlare. Che ci sente la serva, avvocato delle cause perse. Che se non fossi per il massarica ti ha lasciato parto, assendo facciamo una vita dignitosa. Che cosa? Assendo dignitosa? Qua si faccia nostra strada, se qua non si capisce quanto mi costa. La dovessa, vestiti su misura, vacanze, cannate, gioielli, feste, ricevimento. Oh, ma che te pigli? Non parla di sto giuccio che a Napoli faccia la bella vita e non si riesce a laureare. Questo è il minimo per una duchessa, caro mio, se no mi sposavo a chi dicevo io. Comunque, mo basta, parliamo di sta figliola. Oggi vengono i genitori a fare la conoscenza ufficiale. Non vedono l'ora di potersi imparentare col duca di Mazzangolle e Scannatura. Perciò, caro, ubbidisci a tuo padre. No, mi hanno detto che ha brutta zoppa e pure mostrata. Poi io me la già in gamba. Gamba, sempre campagna. O stai in città, non ti muovo da loco che te non puoi dare di noi, che? E poi lo sai che è roba? Ma non lo so che te ne roba? Roba è un commercio di caci cavalli. Il più grosso di tutta la Puglia, casa Foggia, Accadia, Faito, voglio una dote di 100.000 lire di questa, capito no? 100.000 lire te! Ma pure le baffe te! E ci ne dai, e che andrà a sé? Anzi, ma anche a mano 5 ci abbiamo preparato, però. Ma la contraddicinanza finita, capito? Ma qua l'unica salvezza sarebbe questo matrimonio, stu su su delle case cavalle, che gli chiamano titolo nobiliare per la figlia, ma così se diventa notte, e noi potremmo appare la situazione. Capito, se no io non ho consentito. Io per figlio ci volesse una principessa, una di alta borghesia, una nobiltà d'Ariano, o magari Napoli. E invece no, ci hanno accontentato. Di sta cafungella arricuta, figlia di un ricuttato di Faito, ah che fine che abbiamo fatto, come siamo caduti in basso! Eh no, a basso ci finisce, ti attiro al balcone! Non penso! Ma se non era per te che spagnava e spendiva, non siamo comprati di sta maniera! E mo vediamoci questo caso cavallato! E tu, avvocatone, tu da quando è che non vinci una casa? La colpa non è la mia, di Garibaldi, siamo meglio con il Borbone. Ma se tornasse Franceschini? Ma che vuoi da me, qua causa non se ne fa, qualche causa è per confine, roba di Walluccio. Come Santa fa, come Santa fa? Ma mio figlio no, eh. Ah, mio figlio no, mio figlio lo manderò ad esercitare a Napoli, a Roma, a un avvocato di fama diventerà, di fama! Di fame? Si continua a così di fame! Ah, non ci ha preparato. Diciamo che la duchessa istruisca la serve tu. Ancora, la fa piace che si assomiglia, si piglia, vero? Parlare italiano, devi avere un'aria solenne, distaccata, qua
quando arrivano li fai accomodare, li fai attendere un po', poi ci vieni a chiamare, esci e ci annunci, ha capito? Ci capito, signora dottessa. Allora, l'hai sostenuto, li faccio accomodare, li vengo a chiamare e vi annuncio, ci capito? Brava Lucia, allora io mo vado, mi raccomando, solennità. Ma sta piatta va ricuta! Io mi stacco! Ai quando mi ha già sopportato! Ha già detto un po' la mare! E va buo! Ha detto che il marito mi sta a pascia la cassa di Alighiano! E io qua! Ma che la fa? Ti stacco! Lo facessi vedere io ti stacco! Permesso? Eccellenza, si può? Certo! Ma già, ma sono io, qui siete la secca? Sì, mi che si sente l'aria? Che è? Stai pure, è più rotto che freddo. Io taglio sulla tua manata che stai qua. Sì, ma ci stai. E vieni. Che è mica taglio al cesso, che ti ha giudicato, una patta brutta, taglio sulla tua manata. Ci stai con eccellenza, lo duca la tua qui. I cittadini che qua ci stai da un anno e fare cose con il signore, va va. Che vado a avvisare. Ti sgatto. Sì, ma questa è stata una pace. Ma che si voglio ricandi? Mi sento le cose, le sono sempre a tutti, pure loro. Ma, se lo dici tu. A me mi pare che stai in pampa lui. E comunque, tu, stai zitta, tiri un poco. Che è questa parte? Questa è la parte. Anni, dove avete soggezione? La creatura sta emozionata. Quella è la zitta, tu sai. Oh, ma mi sono scrittata da dietro. Che mobili! E lo porta sul giardino. A bere sta casa, uno capisci che a sti notte mi lasciano senza piano, senza paragoni, senza... Senza manina, signorini, questi stanno senza manina. A pure male, se la passano male, sono nudito, non dire, e due massari che non rientrano lì. Se vuoi le soldi, andavano venire qua, due donne a nippe le poticone, qua! Sì, però noi sistemiamo la creatura prima, l'abbiamo fatta pure meglio sul legge di suora un po'. Quindi è quasi di più, ha diventato un obbligo pure lui. E figlia, ma ha già diventato questa. E io, cioè sia mamma della duchessa. Tu ne questi soddisfazione, Anni? Oh, poi state, aspettavo se lo da crescere, già stai a prendere. Sì, se sto mamma la prima, però se sto mamma questa che è questa figlia. E poi sempre te lo dono di fare, capisci a me? Che cosa? Sì, ancora arrivo. Allora tu, che le piacciono le prime nucce, sempre questa è stata la rovina sua. Speriamo che lo pigli a serie sistemata. Non dici queste cose, non dalla creatura creativa. È un agnello innocente. Metti, che mamma? Sì, a mamma, non faccio niente. Grazie.
Grazie, grazie. Conosco di fama i vostri caciocavalli. Ah, quando sentite fa. Sì, ma... Lucia, ripone il gesto e portaci il rosolio o un vermut. Subito a sua eccellenza. Ma... Comunque, siamo proprio contenti che siate venuti. Eravamo proprio curiosi io e mia moglie di fare la vostra conoscenza. E anche mio figlio Carlo qui, devo dire che era impaziente, ma... anche un po' imbarazzato. No, 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 no. Imbarazzato? Chi ha ragione, c'è un problema. Alla mattina, una bella tazza per latte caldo per voi e vi risulta come a sciogliere il corpo a io. Mio marito voleva dire altro, ma signora Annibale, siamo felici che siate qui e facciamo la conoscenza. Sapete, mio figlio Carlo è prossimo alla laurea e sarà un grande futuro avvocato. Studia sempre, sempre, uno scienziato del diritto. Ah, signora De Questa, sono contento che ha diritto, ma forse va stupido. Sì, quindi la soffo, Bruce Stewart, sa che è colpo. Comunque, mia moglie mi può dire, anche come sta di noi curato la nostra figlia. È sempre figlia a donna mia con nipote colpo. Senza offesa, non so quindi. Ah, non male. Signora Duchessa, mia figlia è stata educata al migliore di un collegio di Foggia, andata in monache, sempre in chiusa da piccola. Studio, preparata a cose, a cuse, a cucinare, a suonare il pianoforte e a cantare. Ah, quando canta è una cosa che nessuno ci crede. Pure quest'altra canta il suo, però già si è promessa a rubare una danza. Stavo soltanto questo. Ma come canta Dolores, vede una voce più bella di quest'altra. Signor Duca, canta bene. Quando canta, Luigi Nato reagisce proprio. Questa è una reazione da tutta la vita. Non ci prega, reagisci, per forza da reagire. Già, bene, canta un po', facci sentire Duca come canta. Via. No, scorro, mi faceva un po' un canto. Canta papà, non te ne vergogni, te ne vergogna, non sei marito, canta papà. No, non mi metto vergogna, e poi non è grande, mi metto scuola, mi metto vergogna, non tanto la musica. Ma c'è nel tuo canto, e si dico canta, la canta, hai capito? Papà, ma si canta io, sennò perché sa ci canta, non si canta io. Gitto tu che c'ha fatti, adesso sta canta, forza, va canta. Si ascolta, anche scuola, c'è la musica. Come no, tengo tutto un capo, tutta memoria, non
Giorgio Conte dice che no, ci ha da rinnovare un contratto, ma mi chiede, però non ti preoccupare, non avevi. E quello proprio perché te l'avevi tu, io mi preoccupo. Eccellenza, Luca, avvocato, noi siamo venuti qua, perché la questione è che siamo venuti qua. Siamo venuti qua perché voi avete passato la mano in coppa alla coscienza. Dico, se ti dice a così stiamo a posto, che riga, non hai coscienza? Non è, il rico, voi la coscienza la tenete, passatemi la mano un po'. È andata sotto, Dico, non gli dici se così. Allora la lavamo la coscienza. Non rimane solo la mano sotto, Nico, leva sta mano da sotto, faccio un bello discorso all'avvocato e faccio capire le necessità. Ehi, ma quello non capisce, tu lo sai, quello rullato l'ha arrivato in campo, che ne sa per le poveriette, che ne sa? Ma io, attaccati! Stasera, quante cose! Ma
c'è niente, non c'è almeno una due anni. Niente da fare, la vita è e basta. Se la vai pubblicare a venire. Che paura, eccellenza, però io su una cosa vi voglio dire, cioè, siamo sempre stati fatti a tutti. Se ci pensate, potete aver bisogno di luci. Sì, bisogno di luci. Ma quando mai, ma quando mai? Sa quando ne trovo che vanno a chiamare una massalina a me? Che ad avere non capacità per il più qua dentro su 9K? Quando se lo manda a chiamare, mi dica a te? Fuori! Te l'ho detto, papà, è meglio la Francia. Ma la Francia, perché la si sta andando a prima casa. Aveva la pasta. Sì, c'è ragione, papà. Ma c'è un po' la tagliata, capo. Ma che pasta c'è, capo, sta su pasta, c'è. Luci! Luci! Questa banda la chiama! Luci! Luci, quando ti chiamo devi venire su, in primis, e in secondis si dice sto qua, non sto qua. Non dimenticare che devi parlare italiano, che io sono nato. E poi quando avevo detto che si dubbi qualcuno, la fatta si è più fatta. Già mal fatta nel così a prima mattina. Ecco, brava! Allora preparami il caffè. Ancora la mia stessa! Stavamo, mamma! 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 E mio figlio invece si alza? Sì, per il mio figlio non si alza! E il mio figlio sta anche tomato una lavora, stai sempre da studi, un po' pulire, che stai stanco. E spesso non è quello che passa via di chiare, e che là ci nasconge in una sede lassa. E va, se ci cago, sta gente qua, dai. Prima se non ti porta tu, ma è una tavola da fare a portare il tuo piano. Assieme a quello che tornato Mario. E a figli, che è più da leggere, che è più giovane. E che è un più buona, più buona di carattere. Ti piace? Anzi, questo qua qui ti devi mettere. A te di mamma, questa la faccio sta qua a seguire. La figlia, stai buona là. Non ti serve qua la figlia non ti serve. Certo, però, buongiorno, con la te ben alzata. Questo stavo di cucina, insistevo per far venire la moglie. Mai, non insiste mai per la tua figlia. Che ne volevo fare una di una di vent'anni di tua casa? Che ne vuoi fare di una di vent'anni di tua? Beh, mi si vede che assomiglia di frutta. Prepara questo caffè, che non esiste, non esiste. La figlia mai la farà venire qui, questa figlia mai. Ah, io sono un uomo di pregino. Al figlio la decisione, quella è. A me non mi conoscete più. Eccellenza reverentissima. Bellissimo, dunque, buongiorno. Lasciaci un po' soli che devo convenire con il signor Giù. Come mai mi mandate in famiglia? Lo sa che cos'è oggi? Oggi è 29 agosto. Sì, oggi quando è? 29 agosto. Allora, ascolta, lui oggi, 29 agosto 1910, in Apuliano, il monumento di Pietro Paolo Manzanese in casa. Che meraviglio, che non vanno più di mettere, ci sono educati, che monumento, questi in altri primi. No, ma non e su Curiuccio, che stai facendo a te, ma a cosa? Fatta a Pietro Paolo Marzanese, una campagna, ma non c'è. A me non ma che c'è? Che dovete? Così, una capita del Satanio. E questo? Ah, sulla capita, senza le spalle, fatti così. Senza il quarto di sotto, ma una capita. Ah, me la bella, pure fra cent'anni da ghiaccio senza spostare. E chi lo fa? È una frazione che non pesa. Ah, deve ancora un pezzo. Dovrei fare tutto. A parte da Inés. A me la vita. Scusa, dovevo venire anch'io, ma sai com'è? Assorbito dal lavoro, preso da mille problemi. Ti capisco, caro Fernando. E ti dico che oggi non è questa mille problemi. Ma, io non se presenta un paruccio la faccia a spero che non sia successo niente di grave, spero. Caro Fernando, la scuola ti devo parlare, assicurati.
di contare, non più aspetto la chiazza, anche perché mi devo preparare il discorso per l'illuminazione. Però voglio fare un discorso sui valori della poesia, sui valori della patria, sui valori della nostra città, e l'altro deve stare al centro dello sviluppo politico. Avete qualche cosa da incidere? Signor giudice, io penso che data la scabrosità dell'argomento. Signor giudice, la porta aperta! La porta aperta! No, sta mamma, chiusa, sei tu, sta mamma! Insomma, c'ho prima, c'ho qui! Aperta, papà, così, basta, basta, cominciamo bene questo processo! Avvocato, allora! Aperta, aperta! Comunque, signora, mi rimetto alla clemenza della colpa. Pepino, qua abbiamo una denuncia molto circostanziata, secondo la quale voi, nel mese di giugno, vi siete con la forza approfittato carnalmente della signorina, della vittima, procurandogli lo stato interessante. Allora rispondete a me da profittà. Certo che sei stato di questo, stato qua. Allora, avete approfittato, sì o no? Sapete benissimo, dovete dire la verità. Sì, sì, ma non lo so. Eccellenza, è incredibile, avvocato. Avvocato, è incredibile. Ma voi avete approfittato allora, eh? Adesso resto, sì. Sai, quindi, confermate che avete approfittato. E dico solo io, avvocato. Tutto approfittato la massa di quanti sono madri. Unico che non ne voglio fare. Approfittato carnalmente. Chi di più, chi di meno. Di 5 parole la madre non ci stai. Hai approfittato. Ah, questa è la quadra non è vista. Ma scatti, ci sto credendo. E basta, brigati. La signora non può interloquire e dividere il test. Preoccupato.